Ed eccoci ragazzi, finalmente con il nostro cono del tutto realizzato, è venuto fuori veramente molto bene e qua praticamente come dimensioni abbiamo un diametro massimo di 80 mm, una lunghezza di 230 mm, e foro interno accoppiamento in H ovviamente con la trasmissione della potenza tramite la sede per la chiavetta e infine grano per il fissaggio ovviamente. E niente ragazzi, qua questo è un prodotto che in realtà abbiamo già visto su questo canale, però in aggiunta a quella volta lì abbiamo cercato di farli fuori onda ovviamente, una tempra un po' fai da te, un po' troppo fai da te, infatti ho molti dubbi sul risultato, ma questo non è un grosso problema perché se vedo qualcosa che non va basta rifarli la tempra ovviamente scaldando molto bene e raffreddando subito in acqua o ancora meglio in olio e dovremo risolvere tutti i problemi. Qua ragazzi devo dire che stiamo andando avanti veramente molto bene nella costruzione dei componenti del nostro progetto ormai scoperto essere uno spaccalegna e vedremo nei video futuri cosa verrà fuori. Grazie per la visione e ci vediamo ai prossimi video. Ciao!